Lo so, sono un pochettino in ritardo, ma c'è stata la Pasqua, un sacco di impegni e insomma, adesso riesco a fare questo video, quindi sono pronta per condividere con voi il mio menù settimanale primaverile. Ciao, sono Eco Vegan Mama, ma puoi chiamarmi Sara. Oggi veniamo un meal plan perfettamente adatto alla nuova stagione, con tutti gli ortaggi e la frutta di stagione in questo periodo e con un sacco di ricette che sono sicura vi daranno degli spunti interessanti per mangiare 100% vegetale in famiglia. Come sempre nel mio stile, ricette semplici alla portata di tutti con pochi ingredienti e che hanno bisogno di poco tempo da passare in cucina. Come in tutti i miei video, il menu lo troverete anche in formato PDF, vi lascio il link qui sotto nell'info box, quindi godetevi il video, non c'è bisogno di prendere appunti, troverete tutto scritto lì. Cominciamo dal lunedì, io qui ho il mio menu scritto e lo condivido con voi. Lunedì a pranzo prepariamo un'insalata a base di quinoa o se volete di grano saraceno, sono entrambi pseudo cereali, utilissimi per variare il tipo di cereale che consumiamo durante la settimana. In questa insalata mettiamo dei ceci, pomodorini, cetrioli e delle erbe fresche tritate. E poi la condiamo con una citronetta a base di olio, limone e sale ben shakerata finché non si crea una salsina densa. Vi do un consiglio, se vi piacciono i ceci così come sono, ottimo, perfetti in insalata. Se invece non vi piacciono tanto, semplicemente cotti e salati, potete saltarli in padella o passarli al forno finché non diventano un po' croccantini e così sono fantastici da mettere in tutte le insalate. Per cena facciamo dei burger con un'alternativa alla carne, di quelle che ormai si trovano in tutti i supermercati, perché ci sta anche ogni tanto di avere soprattutto una cena facile, senza bisogno veramente di cucinare tanto. Questi prodotti sono un grosso aiuto, quindi perché non approfittarne? Chiaramente non sono alimenti che vogliamo mangiare tutti i giorni, ma una volta ogni tanto ci stanno e come. Facciamo questi panini anche con tanta verdura, con verdure grigliate, cipolle caramellate, insalata. Rendiamoli ricchi non solo di colore e di gusto, ma anche di nutriento. E accompagniamoli con delle patate al forno e delle carote al forno. Già che accendiamo il forno, lo sfruttiamo il più possibile. Martedì prepariamo una Buddha Bowl, secondo me l'alternativa perfetta alle zuppe per la stagione un pochettino più calda. Quindi una base di cereale, in questo caso riso integrale, e poi una fonte di proteine vegetali e tanta bella verdura. Come proteina mettiamo delle lenticchie, che secondo me sono un'altra cosa ottima da riscoprire in insalata. Se non siete tanto abituati a mangiarle fredde, io vi consiglio di provare perché vi stupiranno. Secondo me le lenticchie condite proprio anche in maniera semplice, con l'aceto balsamico, sono buonissime. Oltre alle lenticchie possiamo aggiungere un po' di carote arrosto che avremmo avanzato dalla sera prima, degli spinaci freschi e magari qualche pomodorino. Per cena una pasta integrale con pesto di rucola, fave fresche e scaglie di mandorla. Il mio consiglio per il pesto di rucola, se non lo amate troppo amaro, provate a frullare insieme alla rucola e alla frutta secca che scegliete per fare il pesto un pezzettino di tofu o addirittura un pezzettino di avocado. Questo non solo renderà il pesto super cremoso, ma smorzerà un pochettino anche l'amaro della rucola, rendendo il gusto più rotondo, più completo e più piacevole, soprattutto se non vi piacciono dei sapori troppo amari. Mercoledì prepariamo il pranzo continuando a variare il cereale, questa volta utilizziamo un farro in chicco e lo completiamo con edamame, avocado e pomodori e prepariamo un dressing a base di tahini, quindi una salsa 100% sesamo con cui prepareremo un condimento mettendo un paio di cucchiai di tahini insieme a dell'aceto balsamico, un pizzico di sale e un goccino d'acqua fino a raggiungere la consistenza desiderata per la salsa. Per preparare tutte queste insalate e Buddha Bowl con una base di cereale in chicco, il mio consiglio è quello di cucinare i cereali in grandi quantità, perché soprattutto quando stiamo parlando di cereali integrali, quindi con il chicco intero, i tempi di cottura possono essere belli lunghetti. Allora io quello che faccio è cucinare almeno tutto il pacco, quindi almeno 1 chilo di cereali alla volta, e poi lasciarli scolare bene e poi congelarli in porzioni. In molti non sanno che questo si possa fare, invece sì, si possono assolutamente congelare i cereali in chicco. Si possono poi scongelare a temperatura ambiente, oppure se stiamo facendo per esempio un piatto saltato in padella, si possono aggiungere direttamente congelati e lasciarli scongelare così nella padella.
In questo modo potete preparare il vostro pranzo o la vostra cena in pochissimi minuti. Provate questo suggerimento, io ve lo consiglio. Ma passiamo alla cena, prepariamo un tempeh marinato e grigliato da servire con degli asparagi e un purè di patate dolci. Il tempeh è un alimento proteico ottimo da inserire nella nostra dieta. Si può trovare fatto a base di soia, questo è il più classico, tradizionale, ma in realtà si può preparare anche con altri legumi o addirittura con la frutta secca. Io vi consiglio di tagliarlo a fette e di metterlo a marinare la mattina per la sera o addirittura il giorno prima in una marinatura anche semplicissima di olio, limone e salsa di soia, a cui potete aggiungere, se volete, erbe aromatiche che più vi piacciono, anche magari qualche spicchio d'aglio. In questo modo il tempeh si insaporisce molto e quando poi lo andrete a grigliare o a passare in padella rimarrà super saporito e anche molto succoso. Degli asparagi che preparate per la cena, fatene una porzione abbondante, così li possiamo usare anche il giorno dopo per il pranzo. E quindi arriviamo al giovedì. Abbiate pazienza per i rumori di fondo, ma la piccolina ha deciso di non dormire neanche durante questo video e quindi abbiamo qualche suono di contorno, ma fa parte della vita vera. Quindi per pranzo andiamo nuovamente a ruotare il cereale e questa volta vi propongo di utilizzare come base l'orzo. Anche l'orzo è fantastico in chicco, è diciamo simile al farro ma più morbido. Soprattutto a chi magari non piace la consistenza tanto dura del chicco di farro potrebbe preferire invece il chicco d'orzo. Ovviamente tutti questi cereali sono intercambiabili, se ce n'è qualcuno che non vi piace sostituitelo con uno che preferite, però il mio consiglio è quello comunque di cercare di variare, quindi ok, escludere una o due cose che non ci piacciono, però tra tutte le altre cerchiamo di alternarle. Perché? Perché ogni cereale, ogni legume, ogni verdura ha un bouquet di nutrienti diverso e quindi apporta dei benefici diversi al nostro corpo. Se noi variamo andiamo a prendere il meglio un pochino da tutto. Quindi l'orzo per questo giovedì lo prepariamo con gli asparagi che abbiamo salvato dalla sera precedente, del tofu fatto a cubetti e marinato con olio, limone, sale e basilico, e condiamo tutto con un pesto di basilico fatto in casa. Per cena prepariamo il curry di lenticchie rosse, questo è un mio salvacena classico perché io lo preparo nella Instant Pot, è velocissimo da fare e super soddisfacente. Vi basterà far soffriggere della cipolla, se vi piace anche dell'aglio, con le spezie tipiche per il curry, quindi curry, garam masala, se vi piace aggiungete della paprika extra, dello zenzero, della cannella, del cumino, insomma il mix che preferite. Mi raccomando di aggiungerle all'olio caldo, in questo modo tutti gli aromi si sprigioneranno al meglio. Dopodiché aggiungo anche delle verdure assolutamente libere, qualsiasi verdura va bene nel curry, basta tagliarle tutte a dadini più o meno della stessa dimensione. Le lenticchie rosse e poi in parti uguali latte di cocco, quello della lattina, e salsa di pomodoro. Se serve aggiungo un goccio d'acqua perché ricordatevi che le lenticchie assorbono molto in cottura. Chiudo tutto e lascio cuocere. Se sono in Instant Pot o pentola a pressione veramente pochi minuti, se invece sono in pentola normale 15-20 minuti, quello che serve per la cottura delle lenticchie. Allo stesso tempo preparo un riso basmati di contorno, io sempre lo cuocio per assorbimento, una parte di riso, due parti di acqua e poi il tempo di cottura che è indicato sulla confezione, con il coperchio chiuso. Un trucco per averlo delizioso è, una volta raggiunto il tempo di cottura, spegnere il fuoco e lasciare il coperchio ancora per qualche minuto. 3-4 minuti ancora con il coperchio chiuso e il riso sarà meraviglioso. Per venerdì a pranzo facciamo dei panini, ve l'ho messa come opzione perché magari un giorno avete la necessità di mangiare in giro, di portarvi dietro il pranzo. Allora perché non preparare dei panini semplicissimi con l'hummus, le verdure grigliate e tanta bella insalata. Anche un panino può essere un pasto completo se lo componiamo in una maniera sensata, quindi utilizzando il pane come fonte di carboidrati e poi mettendo all'interno una fonte proteica come l'hummus e tanta verdura, mi raccomando. Se poi riusciamo a portarci dietro anche un frutto per concludere il pasto, direi che è perfetto. Mentre prepariamo il panino da portarci dietro per il pranzo, iniziamo a preparare anche la pastella per la farifrittata che faremo a cena. Prepariamo una farifrittata appunto con pastella di ceci, con all'interno zucchine, cipolle rosse e pomodorini, che faccio spadellare leggermente e che poi aggiungo alla pastella di farina di ceci prima di rimettere tutto in padella. Il mio trucco per una farifrittata
alta, soffice e non stopposa è quello di aggiungere un pochino di bicarbonato, circa mezzo cucchiaino per una grossa padella di farina frittata, e un paio di cucchiai di aceto di mele o di aceto bianco. Zion, ti aggiungi anche tu ai disturbatori? Questo creerà un'azione lievitante e in questo modo la frittata diventerà bella, alta e soprattutto soffice. Poi Zion a questo punto saluta. Ciao! La farina frittata ovviamente conta come quota proteica del pasto, quindi poi la accompagniamo semplicemente con un po' di pane, eventualmente un'insalata di contorno, e anche qui il nostro pasto è completo. Arriviamo a sabato, dove per pranzo prepariamo del couscous, anche questo un salvapasto velocissimo da preparare. Lo condiamo con delle verdure di stagione saltate, quindi con carciofi, piselli e asparagi. Con i piselli abbondiamo un po', in questo modo abbiamo le nostre proteine per il pranzo. Condiamo tutto con olio, sale e limone, e anche questo pranzo l'abbiamo portato a casa. Per cena invece prepariamo delle polpette di lenticchie al sugo, buonissime e facilissime da fare. Basta frullare le lenticchie cotte con un po' di soffritto o, se volete, anche una verdura cotta. Utilizzo per addensare il pan grattato un paio di cucchiai di farina di ceci, e se li avete anche dei semi di lino tritati o macinati, questi fanno un effetto addensante pazzesco senza asciugare. Formo le mie polpette, le faccio cuocere in padella e quando sono cotte aggiungo un pochino di passata di pomodoro. Se vi piace anche qualche fogliolina di basilico, qualche altra erba aromatica, e avete delle polpette che sono una bomba. Con anche poi la puccia del pomodoro in cui fare la scarpetta con il pane, accompagniamo con delle verdure cotte, quello che preferite, e abbiamo messo insieme la nostra cena. Ci rimane la domenica. La domenica sicuramente una bella pizza fatta in casa con la mia ricetta della pizza con lievito madre, o anche ordinata e presa da sporto, perché no? E invece per cena cuciniamo uno stufato di fagioli. Questo ve l'avevo pubblicato qualche tempo fa, buonissimo, io lo faccio sempre in Instant Pot, in 10 minuti è pronto ed è super super buono, proprio una di quelle cose soddisfacenti che nella mezza stagione, quindi nella primavera, secondo me ci sta ancora. Accompagnato da qualche bella bruschetta di pane e delle verdure al forno, una cena meravigliosa. In questo menù io non vi ho voluto mettere le colazioni per ogni giorno, perché secondo me è sempre poco realistico pensare di cambiare colazione tutti i giorni, però voglio darvi qualche idea per delle colazioni primaverili carine da inserire nel vostro menù. La prima è quella di cominciare a sperimentare con le smoothie bowl. Una smoothie bowl non è altro che un'alternativa un pochino più densa a un frullato, quindi un po' una via di mezzo tra un frullato e un gelato. Vi potete preparare la frutta con anticipo, tagliandola, mettendola in delle buste adatte al congelatore e poi frullandola al momento con un pochino di latte o un pochino di acqua, fino ad ottenere la consistenza perfetta. Verso il mio smoothie bello denso all'interno della ciotola e poi gli faccio un topping magari croccante con della granola, un pochino di frutta secca, dei semini, se volete anche della frutta fresca intera, e la colazione è servita, buonissima, rapidissima da comporre e da mettere insieme. Un'altra idea può essere quella di preparare delle barrette energetiche. Ne fate una grande quantità e poi le conservate in frigo o in congelatore. Le barrette energetiche le potete fare semplici, partendo con dei datteri e dei fiocchi di avena da frullare insieme a della frutta secca, magari qualche goccia di cioccolato, un pizzico di sale per esaltare i sapori, e poi le dispongo in una teglia con carta forno, con dei tappetini di silicone antiaderenti, e le mie barrette sono già pronte. Le faccio raffreddare un po' in frigo per compattarle, le taglio, le metto via e al mattino sono pronte da prendere e mangiare al volo. L'ultima idea può essere quella di sfruttare ancora per un po' la stagione dell'avocado, quindi se avete la possibilità di comprare avocado che non venga dall'altra parte del mondo, a me a colazione piace tantissimo. A fette oppure schiacciato con la forchetta insieme a sale e limone, poi su un pane tostato bello bello croccante, qualche semino, se vi piace anche dei pomodorini, qualche fettina di tofu, ultimamente mi piace molto farlo così, e avete una colazione veramente ricca di energie, quelle mattine in cui vi serve proprio
una spinta, una carica extra per cominciare la giornata, secondo me partire con l'avocado toast è il top. Io spero di avervi dato qualche idea carina e che proverete qualcuno di questi pasti. Se avete bisogno di indicazioni in più sulle ricette, non sapete come preparare qualcosa, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Il PDF con il menu lo trovate qui sotto nell'info box. Noi ci vediamo come sempre tutti i giorni su tutte le mie piattaforme e qui su YouTube con un nuovo video ogni giovedì alle 18. Ciao ciao!